Ciao Francesco, eccoci qua. Il giorno è arrivato. Fai 40 anni, vabbè, io sono 51, quindi voglio dire, no? Insomma, non credo sia un problema. Anzitutto, auguri. Poi, vabbè, mi sono messo una delle 100 magliette, come dire, che porterò dovunque io vivrò, avrò nel mio armadio le magliette che parlano di te e della Roma. Dal 1993, giorno più, giorno meno, quando hai cominciato ad entrare nei nostri cuori per sempre, ogni giorno di più, il debutto, la Serie A, la Coppa Italia, le prime partite, i primi gol e poi insomma tutto quello che sai. Quindi non ti dirò, giuro, non ti tedierò con i Go, Capitano, il Pupone, il Colosseo, le cose, via Betuloni, anche se io sono di Piazza Tuscolo, e dai, e questo e quello, e le esultanze, ci hai fatte i derby, ci hai fatto piangere, ci hai fatto. Io ti faccio gli auguri con tutto il cuore, ma soprattutto voglio ringraziarti per una cosa. Anzitutto, insomma, vorrei ringraziarti per questa meravigliosa maglietta che è la tua, Flavio, e ringraziarti anche per quest'altra, perché insomma, così è sempre a Flavio. Ma per una cosa, con tutto il cuore, ripeto, voglio farti gli auguri in questa giornata bellissima per te, che poi è solo una tappa e una ripartenza, la famosa ripartenza del calcio, 40, e domani si ricomincia, non è che chissà che succede. La cosa per cui ti voglio ringraziare esula dal calcio, ma fa parte della vita quella vera, o forse le unisce le due cose, il calcio e la vita quella vera. Vorrei, appunto, mentre ti faccio gli auguri, ringraziarti per la infinita, straordinaria, rarissima, forse unica, proprio gentilezza che tu hai avuto ogni volta che ci siamo incontrati. Vabbè, sì, faccio la televisione, quindi ci si saluta, ma la tua cortesia, la tua gentilezza al ristorante, allo stadio o così in occasioni pubbliche è una merce rarissima per le persone famosissime, ultra famose, conosciute in tutto il mondo come te. Questa è la cosa che non ti ho mai detto, e che in questa giornata così bella non ti cambia la vita, ma come dire, volevo dirti in maniera precisa: grazie perché sei un uomo, un ragazzo gentile. Auguri, auguri, ma con tutto il cuore. Ciao Francesco.